La riunione di coordinamento dove abbiamo discusso e parlato delle misure adottate e da adottare per la cattura dell'animale. Siamo operativi, e quindi attendiamo solo gli esiti. Ci siamo riaggiornati per il 13 di questo mese alle ore 15, dove saranno presenti anche l'ente parco, la Regione Abruzzo, che oggi purtroppo non erano presenti, e in quella sede decideremo quali altre misure far scendere in campo, per essere ancora più incisivi verso la risoluzione del problema. È tornato a colpire l'animale selvatico, stavolta a danno di un quindicenne di San Salvo, probabilmente lo stesso che circa un mese fa ha aggredito due bambini di 3-4 anni che si trovavano in spiaggia con i genitori e che solo 2 giorni dopo ha ferito una ragazza ucraina di 29 anni. Stessa zona, il litorale nord della Marina, e stessa dinamica per 4 episodi che hanno scatenato il panico in città. E stamani in municipio si è svolto un incontro tecnico coordinato dal comandante della Polizia Municipale Giuseppe Del Moro, assente il sindaco Francesco Menna, presenti al tavolo il vice sindaco Licia Fioravante, l'assessore Gabriele Barisano, il comandante della Polizia Provinciale Antonio Mori, il comandante dei Carabinieri Forestali di Chieti Tiziana Altea, Paola Locasciulli, Ettore De Nobili e del Servizio Sanitario Veterinario della ASL, il dirigente comunale Luca Mastrangelo, il gruppo comunale di protezione civile con il coordinatore Ostacchio Frangione. Gabbie per la cattura, fototrappole, unità cinofile, attività di controllo giornaliero e notturno con l'ausilio della Polizia Locale, Provinciale, della Guardia Forestale e della Protezione Civile su tutto il lungomare. Queste finora le attività svolte. E per quanto riguarda il ruolo della ASL, il vice sindaco aggiunge. Alla ASL abbiamo chiesto di intervenire per cercare di tracciare quelle che sono le risultanze degli accadimenti che ci sono stati in passato, ovvero l'acquisizione dell'eventuale certificazione medica delle persone che si sono recate al pronto soccorso. Abbiamo chiesto soprattutto la presenza per vedere insieme possiamo raggiungere all'individuazione dell'animale. Chiediamo soprattutto all'ASL in questo momento, ma anche alla Regione Abruzzo, perché questo è emerso dal tavolo tecnico, la riattivazione del sistema SIVRA, che è il sistema veterinario della Regione Abruzzo il sistema veterinario della Regione Abruzzo, perché ci riferiscono che da un mese è sospeso. Questo potrebbe servire alla ASL anche per fare una ricerca anagrafica di eventuali canidi che vivono sul territorio e magari anche arrivare per esclusione all'individuazione esatta del tipo di animale che si aggira sul lungomare. Al centro dell'incontro un protocollo d'intesa da adottare sulla scia di quello della provincia dell'Aquila. Protocollo della provincia dell'Aquila, ne abbiamo parlato nella precedente riunione e anche in questa. In questo stiamo aspettando la presenza del dottor Belmaggio, che è dell'ente parco, per stabilire cosa inserire in questo protocollo e l'entrata in vigore dello stesso. Se ci rifaremo a quello, saranno i tecnici stessi, che ripeto, oggi non erano presenti, saranno presenti la prossima volta, a dire il modus operandi che dovremmo adottare. Infine, il vice sindaco rassicura la cittadinanza sull'operato in corso. L'amministrazione comunale è operativa, è attenta e quindi farà di tutto per giungere all'individuazione e alla cattura dell'animale. Stiamo sorvegliando e vigilando il litorale giorno e notte e mi sento soprattutto di dire che qualora ci siano avvistamenti di questo animale, di segnalarlo immediatamente alle autorità competenti. Il sindaco ha lasciato il suo numero, io faccio lo stesso lasciando il mio qui mentre parlo con me, 329 25 11 510. Se nel caso dovessero esserci altri avvistamenti, segnalare immediatamente la presenza dell'animale, perché sicuramente siamo in grado di intervenire immediatamente e tempestivamente per la cattura.